diretta in collaborazione con Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con i diritti e le tutele. Naturalmente con le novità della settimana che riguardano non solo le prestazioni di tipo previdenziale, ma quando ci sono novità anche quelle di tipo assistenziale. Lunedì scorso ci siamo dedicati a un pezzettino del pacchetto che il nostro CAF gestisce e che è l'ISEE. Vorrei solo ricordarvi che qualora la puntata non abbiate potuto seguirla è comunque disponibile sul sito CGL, quindi è possibile vedere anche quello che lunedì scorso abbiamo trattato in termini di diritto ISE e tutto quel pacchetto anche di interesse per i cittadini che hanno bonus legati appunto all'ISE. Ritratteremo con Daniela Maramotti fra alcune settimane il passaggio di inizio di campagna fiscale, ma per questa sera torniamo a dedicarci alla previdenza e all'assistenza. Lo facciamo con l'aiuto del mio ospite che è Silvano Cavalletti, che come sempre ringrazio per la presenza puntuale. Con lui partiremo da, in realtà abbiamo preso spunto dal fatto che la circolare IMSS è uscita il 20 di febbraio in, come dire, lettura e modifica del diritto APE sociale, e quindi da qui partiremo con lui narrando un po' quali sono i requisiti, le modifiche, le novità, dandovi come sempre spazio di intervento sia in diretta in studio con noi allo 0522 30 4441 oppure con la messaggistica, quindi SMS e WhatsApp al 342 199 5675. Partirei, Silvano, con la domanda più classica, perché è vero che l'APE sociale sono di diversi anni che viene utilizzato come anticipo pensionistico, ma io proprio definirei che cos'è l'APE sociale e quali sono i requisiti, per poi magari definire quali sono le novità normative che ha introdotto la legge di bilancio. Allora, l'APE sociale che esiste, è stato introdotto dalla legge 232 del 2016, quindi esiste dal 2017, e viene rinnovato, o lo è sempre stato, da quella data fino ad oggi, è uno strumento di accompagnamento alla pensione. Quindi è non è un ammortizzatore sociale, non è una pensione, ma diciamo è un trattamento che viene erogato in particolari condizioni e che rimane fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Allora, l'APE sociale viene concesso con determinati requisiti contributivi e di età anagrafica e particolari condizioni. Allora, l'età anagrafica, come abbiamo detto altre volte, dai 63 anni dello scorso anno, quest'anno è diventata 63 anni e 5 mesi. I requisiti contributivi sono rimasti 30 anni per le prime tre categorie di aventi diritto all'APE sociale, che sono i lavoratori disoccupati, che sono rimasti disoccupati a seguito di un licenziamento, una dimissione per giusta causa, una risoluzione consensuale, e ce n'è solo una che è valida, che è quella legata all'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che poi viene convertita in una risoluzione consensuale. Ne è stata approvata un'altra con una richiesta che noi stessi abbiamo fatto al Ministero, che riguarda quelle risoluzioni consensuali che sono avvenute in epoca Covid, quando vigeva il divieto di licenziamento. Era stata data la possibilità di fare un accordo con le parti sociali che prevedeva la cessazione, quindi con risoluzione consensuale durante la pandemia. Chiaramente era una risoluzione consensuale non contemplata per accedere all'APE social, che poi è stata in un qualche modo resa operativa per l'APE social, perché chiaramente era uscita dopo l'uscita dell'APE, quindi non era contemplata, ma oggi è valida anche questa come cessazione del rapporto di lavoro. Quindi il cessato per l'APE social vale anche la disoccupazione
conseguita a seguito della cessazione da un contratto a tempo determinato, ma a particolari condizioni. Cioè, alla cessazione del contratto a tempo determinato, io devo avere nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro almeno una durata contrattuale di 18 mesi. Una volta rimasto disoccupato, la persona deve terminare tutta la disoccupazione e a questo punto, se hai 30 anni di contributi l'età anagrafica, che quest'anno sono 63 anni e 5 mesi, può accedere all'APE social. L'altra categoria sono coloro che hanno una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 74%, chiaramente anche in questo caso servono sempre i 30 anni di contribuzione. Poi abbiamo i cosiddetti caregiver, quelli che stanno assistendo un familiare convivente con la legge 104 in condizione di gravità, parente o affine fino al secondo grado, casistica che conosciamo già, sempre 30 anni di contributi. Poi ci sono i cosiddetti lavori gravosi, che per l'APE social rimangono anche quest'anno quelli dello scorso anno, perché erano stati notevolmente ampliati le categorie del lavoro gravoso per APE social, a differenza della normativa dei precoci che prevede solo 15 categorie di lavoro gravoso. I lavori gravosi per accedere all'APE social sono stati molto ampliati un paio d'anni fa e oggi sono sempre queste categorie di lavoro gravoso che ricomprendono quasi tutte, diciamo, le attività di natura manuale. Quindi è molto facile oggi accedere all'APE social in qualità di lavoratore gravoso, anche se in questo caso servono 36 anni di contributi, che si riducono solo a 32 per gli edili e i ceramisti. Ricordo anche che il requisito contributivo per la donna, che siano i 30 anni, i 36 o i 32 per quelle due categorie di gravosi che dicevo prima, può essere ulteriormente ridotto di 12 mesi per un figlio e di altri 12 mesi, quindi di 2 anni con 2 figli massimo o più. Ti fermo solo un secondo, perché adesso qui abbiamo elencato i requisiti, ovviamente, e come sempre la sollecitazione è quella poi di ogni singola casistica andare a verificare le opzioni e anche in qualche caso eventualmente a darne costruzione dove ci sono purtroppo delle fragilità nei nuclei, dove ci sono delle situazioni che possono essere in un qualche modo, non dico costruite, che è la parola sbagliata, ma monitorate nel giusto modo, perché ci sono delle anzianità, come dicevi tu, di convivenza, che sono assolutamente importanti da mettere in evidenza. Quindi quando fate una consulenza, questi sono aspetti abbastanza significativi anche da narrare a chi come Silvano o come lui fa consulenza, proprio per costruire il miglior percorso possibile. Però ti faccio una domanda che secondo me è altrettanto significativamente importante. Questa procedura, come quella dei precoci, ha delle scadenze che sono importanti. Perché lo dico? Perché noi anche su requisiti che si matureranno nel corso dell'anno, se presentiamo la domanda nel primo, come dire, momento, finestra, presentazione, abbiamo anche un beneficio posticipato, perché il meccanismo dell'APE sociale, come dicevamo, è un meccanismo a domanda. Per cui se io tardo la domanda, anche la risposta dell'istituto, per effetto dei meccanismi che adesso Silvano vi dirà, ovviamente può avere dei differimenti anche di non poco tempo. Allora, l'APE social, come diceva Cinzia, giustamente è uno strumento che ha un finanziamento limitato, quindi occorre una certificazione preventiva da richiedersi prima ancora di poter fare la domanda di beneficio vero e proprio o di cessare l'attività nel caso uno stia ancora lavorando. Quindi la fase di certificazione per l'APE social nel corso di quest'anno, che non è cambiata rispetto a quella che avveniva negli anni precedenti, viene sempre fatta. La prima fase di certificazione, ormai ci avviciniamo alla scadenza di questa prima fase, è il 31 di marzo.
chi presenta la richiesta di certificazione entro il 31 di marzo, quindi ha più possibilità di accedere all'ape social se dovessero esserci troppe richieste, ma non è mai successo in questi anni, e soprattutto riceve la risposta alla certificazione entro il 30 di giugno. La seconda fase di certificazione va dal 1 di aprile al 15 di luglio e in questo caso la risposta alla certificazione arriva entro il 15 di ottobre, poi queste date possono variare un po' prima o un po' dopo a seconda di quante certificazioni devono essere esaminate. L'ultima fase di certificazione per chi fa la domanda dopo il 15 luglio, quindi dal 16 luglio, ha tempo fino al 30 di novembre per ottenere ancora la certificazione per questo anno solare, con una risposta, quindi una lettera di risposta alla certificazione che arriverà entro il 31 di dicembre. Le certificazioni di quest'anno vanno fatte per coloro che avranno almeno 63 anni e 5 mesi, perché c'è stato questo aumento dell'età anagrafica, quindi la classe di nascita limite è il 61, nati entro la fine di luglio, perché con i 5 mesi riescono a stare dentro al 31 dicembre 2024. Chi compie gli anni, ahimè, in agosto del 61 è già tagliato fuori, dovrà aspettare il prossimo anno per vedere se avremo nuovamente la proroga dell'ape social come è stato in tutti questi anni precedenti. Ti fermo un attimo, Silvano, che c'è una telefonata, tieni qua, certo, dito dove siamo arrivati con le scadenze, perché qualche volta ci chiedono ma come mai io devo presentare la domanda prima e dopo. Come diceva Silvano, ci sono delle cadenze purtroppo che non determiniamo noi, ma sono determinate dalla maturazione del requisito e anche da come è strutturata la proroga dell'ape sociale, con tutte le implicazioni di novità che peraltro questa legge di bilancio qualcosa ha portato. Prendo la chiamata in attesa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica pure. Io telefono per chiedere due informazioni. Sì. Allora, innanzitutto chiedevo questo. Io ho chiesto un ECOCER che mi è arrivato, e da questo ECOCER emerge che praticamente nel 2023 avrei maturato i requisiti per la quota 103 a fine novembre. Sì. Naturalmente per andare in pensione devo dare le dimissioni, uno sulla base dell'ECOCER è certo che i contributi che sono stati certificati sono quelli corretti? Questa è la prima domanda. La seconda? Esatto. Dunque, la seconda è, sempre per la quota 103, so che c'è il requisito dei 41 anni di contributi. Sì. Però di questi 41 anni, 35 anni, mi sembra di aver capito che devono essere effettivi, cioè sì, praticamente non figurativi. È corretto, o meglio, adesso poi Silvano le spiegherà bene come funziona. Ok, poiché io all'interno dei 41 anni ho una laurea di 4 anni. Riscatto di laurea? Riscatto laurea che okay, è da 4 anni. Okay. E poi ho 20 mesi di servizio civile, okay, e per cui mi avvicino a 6 anni. E poi ho lavorato 35-36 anni, naturalmente. No, va bene. Sono certa che Silvano la tranquillizzerà, lo dico in anticipo, okay, un po' prioritariamente. Le faccio ascoltare la risposta dal televisore, intanto gli passo la parola. Grazie delle domande. Allora, chiaramente se lei, come dice, ha maturato i requisiti di quota 103 a novembre 2023, manterrà la versione di quota 103 2023, che è molto diversa rispetto a quella del 2024 e anche molto più conveniente, perché il calcolo non è un calcolo tutto contributivo come invece avverrà per chi matura 103 nel corso di quest'anno, e anche le condizioni, diciamo, sono più generalmente più favorevoli. Detto questo,
In merito all'EcoCert, l'EcoCert è uno strumento che noi chiediamo sempre, consigliamo sempre alle persone di richiedere per avere una situazione certificata, perché l'EcoCert è un documento che ha valore risarcitorio. Poi gli errori sono sempre possibili e noi, almeno per gli EcoCert che gestiamo noi come patronato Inca, vengono controllati tutti, perché è chiaro che anche in fase di certificazione, anche se il documento rilasciato poi ha un valore risarcitorio, quindi se uno dovesse avere dei problemi e dovesse riscontrare degli errori nell'EcoCert che hanno portato delle conseguenze, può chiedere un risarcimento danni. Però è sempre meglio evitare queste situazioni controllando che l'EcoCert sia conforme e che non ci siano errori. Questa è la prima cosa da fare. Se non è in grado, lei ovviamente può rivolgersi al suo patronato di fiducia. L'altra cosa che chiedeva era... Allora, 35 anni maturati con perfetto. Circa 6. Allora, il requisito dei 41 anni. Lei dice non è valida la contribuzione figurativa. Non è proprio così. Non è valida certo tipo di contribuzione figurativa. Nel senso che nei 41 anni, ma questo vale per qualsiasi tipo di pensione, di anticipata, vale anche per quella con i 42 anni e 10 mesi, io in questo requisito contributivo dei 41 che riguarda la quota devo averne almeno 35 anni escludendo solo due tipologie di contribuzione, la disoccupazione e la malattia a copertura, che è quella contribuzione figurativa per malattia dove a seguito di malattie o infortuni molto lunghi non c'è stata integrazione da parte del datore di lavoro, ma la persona è stata pagata solo per quanto riguarda la quota INPS o INAIL. Quindi, tolto questa contribuzione che non è valida, tutte le altre contribuzioni, da riscatto è tutto valido, servizio militare, maternità, quindi non bisogna fare confusione perché... molti temono la contribuzione figurativa, ma in realtà la contribuzione figurativa che può in questo caso non consentirgli la maturazione del requisito è solo quella da disoccupazione e da malattia. Quindi in questi casi il problema si verifica soprattutto per quelle persone che hanno avuto molti anni di attività agricola, soprattutto come avventizi di campagna, dove c'è molta disoccupazione, perché questi lavoratori fanno disoccupazione tutti gli anni, e in queste casistiche particolari si potrebbe verificare il fatto che io ho i 41 anni ma non ho i 35 anni escludendo la disoccupazione. Ma nel suo caso può stare assolutamente tranquillo. Bene, prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, chiamo da Reggio Emilia. Dica pure. Sono le giri domenico. Niente, volevo sapere, volevo due informazioni. Sì. La prima è che io fino a gennaio ero in Ape Social. Poi sì. Avendo avuto il compimento dei 67 anni, il 27 sì. di gennaio, sì. Sono passato in quella di vecchiaia. Matematicamente sì. Voi come patronato avete mandato all'INPS tutta la documentazione il 3 di novembre. Sì, tre mesi prima la decorrenza, certo. Bravo, però mi avevo detto che il pagamento era nei primi di febbraio e non si è visto niente. No, su questo non concordo niente. Con la collega che le ha dato questa informazione, ma non per mancanza di fiducia della collega, ma perché l'istituto non avrebbe potuto fare questa operazione di pagamento perché deve attendere che si compia la decorrenza e non può anticipare il pagamento. E cosa sarebbe la decorrenza? Quando sarebbe? Beh, se lei ha compiuto gli anni in genere... No, lei ha compiuto... detto che è in lavorazione, ma cosa stanno facendo? No, aspetta, ferma tutto. Allora, lei ha compiuto gli anni il 27 di gennaio. Sì. Bene. La decorrenza è 1 febbraio. Esatto. L'istituto ha, da norma di legge, 180 giorni.
non li usano mai neanche 60 per intenderci, sì. Ma la norma di legge lo prevede e l'istituto è un tempo di lavorazione che può prendersi, ma certamente la prestazione quando verrà erogata avrà contenuti gli arretrati a partire dal 1° di febbraio. Però quello che volevo sapere io, no? Il discorso è che mi avevate detto anche voi che matematicamente si diceva che è in automatico da Ape Social vai direttamente in quella di Vecchiaia. L'automatico non c'è, perché se no lei non avrebbe dovuto fare la domanda. Quindi l'automatismo della prestazione non è previsto per l'Ape Sociale, perché devo presentare la richiesta, come lei ha fatto. Sì, sul tempo di lavorazione... Noi abbiamo fatto tutto nella norma. Non ci stiamo capendo. O forse io non riesco a spiegarmi. Quando io faccio la domanda, tutte le prestazioni pensionistiche, non la sua in particolare, tutte, non possono essere messe in pagamento il primo giorno del mese di decorrenza. Non riguarda lei nello specifico. È la procedura che prevede questo. Probabilmente nel mese di, a questo punto, marzo, è già qui che arriva, non sarà possibile. Ma nel mese di aprile sicuramente l'arretrato lo riceverà da febbraio. Sì. Ma il tempo è normale questo. Normale, è normale il tempo. Normalissimo. Va bene. Va bene. Niente, un'altra cosa che volevo sapere, perché io ho chiesto anche all'Inps, che non mi ha mandato nessun cartaceo a casa, non mi è arrivato niente. Di che cosa? D'accordo, come libretto di pensione, come dicitura di cosa devi prendere al mese, cosa... Arriverà una prestazione... Con l'Ape Social mi arriva un bustone alla quale mi diceva il tutto. Arriva tutto, non si preoccupi che arriva tutto. Quando loro elaborano la prestazione le danno l'importo a calcolo, il meccanismo di calcolo che il patronato controlla e un foglio finale... Non mi è arrivato ancora. Perché non l'hanno ancora elaborata, l'abbiamo detto poco fa. Mamma mia, dipende da quello. Mamma mia, mamma. Ma non dica così, che non è vero. Non è vero. Non c'entra la mamma qui. Va bene, io volevo sapere un'altra cosa. Che sono stato anche lì a fare il modello ISE e avevo chiesto alla sua collega sua. Perché gli avevo detto che io ho anche un 75% di invalidità civile, però non è l'invalidità di malattia che io mi hanno riscontrato. Però ha detto la sua collega, mi prendo i dati e poi vediamo. Dice, ma non ho ricevuto niente, io non ho ricevuto niente. Mi hanno fatto una visita a settembre di 2 anni fa, mi dovevano richiamare a settembre di quest'anno, non mi hanno chiamato nessuno. Però mi hanno detto, una lei non aspetta niente, bim bum bam bim. No, non è il boom bam, non è quello, è che il 75% quando c'è un altro reddito più alto è più conveniente il reddito più alto. Ah, ecco. È tutto qua. Quindi se sei ammalato non prendi niente? No, perché allora, è lei, aspetti, è questa malattia, non è... Aspetti, non è così. Sì. Non è così. Il malato ha diritto ad una prestazione economica con un riconoscimento come quello che lei certifica, ma il suo reddito deve stare al di sotto di una certa soglia, perché le prestazioni di malattia sono assistenziali, non dal punto di vista economico garantite a tutti e per tutto, se non l'accompagnamento, che purtroppo è slegato dai redditi. No, speriamo di no. Bene, la prestazione economica di invalidità ha dei limiti precisi e per i parziali, come in questo caso, il limite si attesta attorno ai 6.000 euro lordi, quindi è chiaro che una prestazione economica come l'Ape Sociale era sicuramente economicamente più vantaggiosa. Ok? Va bene, allora aspettiamo bene? Che l'INPS vedrà che non tarderà molto. Faccia va bene? I comodi suoi. Non è così, non condivido e non sottoscrivo, pochino ha detto una cosa che non è corretta, lo devo sottolineare. Come infatti ho detto all'Inps che il saggio non crede al digiuno, capito? La saluto, che ho una telefonata in attesa. Buona serata a lei. Faccio ingresso con la chiamata che c'è in attesa. Pronto? Buonasera, signora Tizia. Buonasera. Io le chiedo una cortesia. Mio marito è deceduto ieri. Volevo sapere come mi devo comportare con lui per la pensione. Allora, intanto naturalmente le condoglianze dovute. Grazie.
le diamo qualche indicazione di massima, poi signora avrà tutto il tempo per fare tutte le procedure di tipo telematico. L'istituto riceve dal comune gli atti di decesso, purtroppo. Il problema qui è che siamo a cavallo della fine del mese, quindi la pensione di febbraio spetta tutta per intero, non dovrà restituire nulla. L'unica cosa è che deve consegnare all'ufficio pagatore, banca o posta che sia, un certificato di decesso, perché la pensione di marzo è stata già formalmente inviata agli uffici pagatori e quindi è opportuno che la banca la faccia, come dire, rientrare all'INPS, perché probabilmente è già stata canalizzata nel conto corrente. Per cui questo è l'unico passaggio, virgolette, un po', non dico urgente, ma credo che basti al momento una telefonata. Invece si danno qualche indicazione sulla pensione di reversibilità, occorre secondo me darla in questo senso. Sì, allora, come diceva Cinzia, non si preoccupi delle tempistiche, perché ha tutto il tempo del mondo, e la pensione di reversibilità che le spetterà in qualità di vedova verrà pagata comunque dal primo giorno del mese successivo al decesso, quindi dal primo di marzo. E per fare la domanda occorre che lei si procuri un codice IBAN per accreditare questa pensione, che deve essere comunque un conto dove non era anche cointestatario il defunto, perché altrimenti bisogna che lei ne apra uno nuovo, perché non può, comunque quello lì, se eravate cointestatari, va chiuso. Poi può rivolgersi tranquillamente ai nostri uffici con tutta la calma del caso. Quando è pronta, come diceva Cinzia, l'istituto rileva già la data del decesso, non c'è bisogno di certificazione di tipo anagrafico, deve solo portare il suo documento d'identità, un codice IBAN di un conto dove vuole appoggiare la pensione di reversibilità e dove confluirà anche la sua pensione diretta, se ne ha una. Se ha dei redditi diversi rispetto alle pensioni, alla pensione di cui è titolare, a questo punto bisognerebbe che ci portasse anche l'ultima dichiarazione che ha fatto, che è quella relativa all'anno 2022. Poi, con tutta la calma del caso, prenda l'appuntamento e poi provvediamo noi a fare tutto il resto. Va bene, d'accordo. Grazie tanto. Un abbraccio. Di nulla, condoglianze. Grazie, anche voi, grazie mille. Prendiamo la telefonata successiva. Pronto? Ce l'ho? Non ce l'ho? Pronta? Eccola, pronto, dica pure signora. Buonasera, io ho fatto l'APE sociale a fine maggio e mi è stata accettata, da quello che sono riuscita a capire, solo che non arriva l'accredito dei soldi. La decorrenza che le avevano dato, signora, che decorrenza era? Non me l'hanno detto la decorrenza, cioè io l'ho fatta a maggio, dal primo di giugno. Ok, però la certificazione di accoglimento sarà arrivata a fine anno, presumo. E cosa mi sarebbe dovuto arrivare? Beh, un foglio che dice la tua decorrenza di APE sociale è questa. Ah, quindi sì, a dicembre mi è arrivata. Ok, e cosa dava come decorrenza? Dal primo di giugno. Ok, ed era stata fatta una domanda a suo tempo, presumo. Sì, a maggio è stata fatta. Ok. Allora, qui Silvano, secondo me ci sarà solo da verificare col sì, patronato allora, che ha gestito la domanda. Ha compiuto 63 anni a maggio dello scorso anno? Esatto. Ok, quindi dovrebbe essere, in che categoria era? Disoccupata? Sì, disoccupata. Aveva terminato tutta la disoccupazione, ok. Allora, non si preoccupi delle tempistiche, perché se la certificazione è arrivata verso la fine dell'anno, e fino a quando non arriva la certificazione, l'INPS non inizia a lavorare la pratica. Allora, io non so se l'ha fatta presso i nostri uffici o meno. Comunque, si rivolga al patronato dove ha fatto la pratica, che controllando via internet le sanno dire
più o meno a che stadio è il processo di lavorazione, ma direi che come tempi siamo ancora abbastanza nella norma, non, cioè ci sta. Nonostante sono passati 9 mesi. No, lei non deve guardare la decorrenza della prestazione, perché è molto più complicato. Lei deve considerare che probabilmente l'INPS ha iniziato a lavorare questa pratica qua già forse a gennaio inoltrato, se non a febbraio. Quindi sicuramente potrebbe anche trovarsi l'accredito già al 1° di marzo. Però bisogna che faccia riferimento a chi le ha fatto la domanda, che le sa dire sicuramente una tempistica più precisa. Ho capito. Ok, perché la certificazione in realtà è arrivata nel mese di dicembre, 1° di gennaio, quindi i cosiddetti 8 mesi che lei valutava in realtà non ci sono, perché la decorrenza è stata certificata tra fine dicembre e gennaio. Sì, mi è arrivata la lettera a dicembre. Perfetto, quindi è da lì che decorrono i termini, l'INPS deve fare tutte le sue verifiche, l'importante è che la domanda a suo tempo sia stata fatta, che le riconosce gli arretrati pagati direttamente all'istituto, qualche volta economicamente perfino più conveniente per alcuni aspetti. Quindi attenda quello ed eventualmente farà un sollecito il patronato che ha in gestione la domanda. Va bene. Ok? Ok, grazie. Buonasera. Niente, buona serata. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Riprendiamo la diretta, riprendiamo con i messaggi da casa che sono come sempre tanti e io vi ringrazio perché il pezzo della trasmissione è fatta anche e soprattutto da voi. Allora, qui abbiamo un lavoratore che è andato in NASPI e lui parla di rendita INAIL. Io temo che sia più un assegno di invalidità, ma pongo il caso che sia assegno di invalidità, poi gli chiedo magari di specificare meglio se si tratta di una rendita INAIL per un infortunio o comunque una malattia professionale riconosciuta che produce un importo, o se è l'assegno di invalidità come io credo, perché nel proseguo del messaggio dice: l'assegno è stato bloccato e ci chiedo, una volta terminata la NASPI, avrò diritto agli arretrati? Qui spieghiamo bene perché ci sono degli intrecci che secondo me vanno messi a riferimento, quantomeno. Allora, dovrebbe essere un assegno ordinario di invalidità, perché quando uno va in NASPI ed è titolare di assegno ordinario di invalidità, a questo punto non può avere entrambe le prestazioni, deve scegliere o l'una o l'altra a seconda di tutta una serie di valutazioni che comporta la valutazione sull'accredito della contribuzione figurativa, perché chi sceglie la NASPI durante il godimento della NASPI ha anche l'accredito della contribuzione figurativa. Quindi se uno ha bisogno di questa contribuzione, questa potrebbe essere una scelta che fa optare per la NASPI. Oppure si può fare una valutazione da un punto di vista economico. Se l'assegno è molto più alto, scelgo l'assegno e lascio andare la NASPI. È ovvio che se io scelgo la NASPI, siccome la NASPI non dura in eterno, ha una durata temporanea, al termine della disoccupazione mi ritornano a ripristinare il mio assegno di invalidità. Se invece è una rendita INAIL è tutt'altra storia, il problema non si dovrebbe porre, e se questa è stata bloccata bisogna andare a capire cosa è successo, perché non è una cosa, non è un elemento che dovrebbe modificarsi a causa della disoccupazione, perché ha una valenza completamente diversa. È un risarcimento di natura permanente per un danno sul lavoro subito che non ha nulla a che vedere e può coesistere invece con la disoccupazione. Bene, prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Io vorrei porre un quesito. Prego. Io sono il genitore di un ragazzo disabile. È un ragazzo autistico che ha compiuto 18 anni all'anno scorso. Aspetti, perché è andata via la voce. Ha compiuto 18 anni? Ad aprile dell'anno scorso. Ok, perfetto. A cui è stata interrotta l'indennità di frequenza. Veniva...
Non la sento perché ho dovuto abbassare il televisore. Allora lei abbassi il televisore, mi parli dal telefono, okay. Perché sennò, togliendo magari il viva voce, perché la voce sennò ha un ritorno. No, non sono in viva voce. Perfetto, benissimo. Quindi abbiamo detto, quando ha compiuto i 18 anni è stata sospesa l'indennità di frequenza perché ancora lui era in giro scolastico. Lo è tuttora. Perfetto. E sarà stata fatta, immagino, una domanda che andava a fare una valutazione da adulto, presumo. Ok, sì, per quella famosa domanda che poi, da secondo le indicazioni che sono state date, il medico di famiglia, in base a una certificazione rilasciata a suo tempo dal servizio INPS USL, doveva fare la richiesta telematica che poi andava presentata presso un vostro CAP per attivare quel discorso della visita medica per l'invalidità civile. La questione di base è che per vari ed eventuali motivi di legittimità familiare, divorzio, trasferimento e cose, ci sono alcune documentazioni che non sono più in nostro possesso. Ma riferite alla documentazione medica? Affermativo, sì. La documentazione riguardante mio figlio, che è il famoso discorso rilasciato a suo tempo, andiamo indietro di molti anni oramai, perché poi doveva essere rivedibile all'età di 18 anni, però andiamo indietro di almeno una decina d'anni, no, forse meno, dall'ultima visita. Vabbè, non importa, comunque la certificazione, lei dice, io non l'avevo più in mio possesso, non ho potuto portarla, è questo il senso? Io non ho una certificazione aggiornata. Però questo non va tanto bene, cioè... Capisco che possa essere una patologia che purtroppo non è rivedibile dal punto di vista clinico, ma la commissione ha bisogno di certificazione meno datata per fare una valutazione nel momento in cui c'è una trasformazione, ma c'è una ragione. Fintanto che io sono minorenne, vengo valutato appunto come tale e quindi anche il parametro di riconoscimento economico ha... diciamo così, degli identificativi un po' diversi. Quando io compio 18 anni devo necessariamente essere valutato come un adulto e quindi la certificazione andava comunque presentata e doveva essere un minimo aggiornata. Non la sento più. No, io la sto ascoltando. Ah, ok, perfetto. È stata portata una documentazione aggiornata? Allora, io da quando mio figlio è stata interrotta il famoso discorso di indennità di frequenza, io mi sono rivolto all'INPS per sapere se era possibile avere una copia della sua documentazione. Ma no, quella non gliela possono. No, non gliela possono dare quella. Non è neanche detto che l'abbiano conservata agli atti. Loro le possono dare la copia del verbale di riconoscimento. Ok. Quello sì, perché quello è un atto pubblico, ma la documentazione medica presentata all'istituto non è tenuto a conservarla, Ok, la questione è che l'INPS non ha niente, l'USL non risulta abbia niente. È normale. La questione è che io ho parlato con l'attuale psicologa di mio figlio, mi ha rilasciato un modulo che è totalmente diverso da quello che io mi ricordo ai suoi tempi e io questo l'ho presentato al mio medico, che però ha storto un po' il naso. Allora, qui però entriamo in un dettaglio medico di cui io non ho la benché minima competenza, per cui quello che le consiglio è questo, secondo me, che è, come dire, la cosa che potrebbe aiutarla nel percorso di riconoscimento. Capire col medico legale del patronato che ha gestito quella domanda di trasformazione da minorenne in maggiorenne, che cosa si può fare se quel verbale è già stato definito, perché potremmo anche avere un problema sul verbale già definito.
Pertanto capire se è opportuno fare un aggravamento se quella documentazione non ha prodotto il riconoscimento corretto, ma bisogna parlare con un medico legale che le sappia dire qual è la certificazione o la documentazione idonea, posto che purtroppo è a carico del cittadino quello di conservare i documenti medici riferiti, perché gli istituti non sono né tenuti né obbligati a farlo. Spero di aver chiarito. Sì, diciamo okay. Non è stata particolarmente chiara, perché secondo me stiamo parlando di due cose diverse. Beh, no, aspetti. Ha compiuto 18 anni, dovevo farlo diventare un verbale di invalidità civile? Certo che sì, esatto. Perché quello finisce. Quando io vado in commissione devo portare della documentazione che attesti la patologia e deve essere documentazione aggiornata. Questo è il punto, secondo me. Sì, ma la documentazione aggiornata dovrebbe essere aggiornata se ci fosse un, monitoraggio costante da parte degli organi preposti. Essendo che negli ultimi 5 anni gli organi preposti non vedono mio figlio, perché secondo loro più diventa grande, meno necessità, documentazione aggiornata non esiste. Beh, però aspetti, se la patologia è presente lo sarà un po' meno grave per effetto di quello che lei diceva, ma la patologia è seguita, mi pare, da uno specialista in ogni caso. Ecco perché le ho detto il medico legale del patronato, che magari può dirle: guarda, secondo me questa visita è una visita più idonea per comprovare la patologia piuttosto che un'altra, perché io non ho competenze mediche, quindi non mi permetterei mai di dire uno o l'altro che cosa, ma il medico legale del patronato è in grado, identificando la patologia, di dirle se il supporto psicologico è un pezzo e ci vuole, che ne so, qualcos'altro che io non conosco, per aiutarla a definire meglio quella verbalizzazione. Ma quello che io vorrei sapere, visto e considerato che l'INPS e l'USL sono abbastanza latitanti a dare questa notizia, come io, io sono un invalido anch'io, io sono un invalido che percepisce... Però stiamo parlando di suo figlio in questo caso. Sì, no, ma per farle capire, signora, per cortesia, il discorso è che l'INPS, io so che l'INPS dovrebbe, quando mio figlio fece le visite in commissione, le fece con medici INPS, presso l'INPS in via della previdenza sociale. Ma loro non tengono i documenti. Loro non tengono i verbali. I verbali sì, i documenti medici non sono tenuti a acquisirli, li trascrivono nei verbali. Ok, però i verbali sono tenuti ad averli. Certo, quelli certamente. Se non ce li ha l'INPS. Come quelli dell'USL. No, aspetti, dipende dall'anno di gestione di quella domanda. Fino a un certo punto li ha conservati l'USL. Lei calcoli che a mio figlio la diagnosi totale è stata fatta nel 2009-2010. Bene, in quegli anni probabilmente, ma io non ricordo, non ho memoria storica in questo istante, era ancora l'ente gestore l'USL, quindi bisogna capire negli archivi dell'AS, dandogli qualche giorno, il reperimento di quei verbali, ma quelli li troverà, il verbale non è un problema, perché quello è un atto di pubblica gestione, quindi quello lo trova. Quello che lei non trova è la documentazione che ha redatto quel verbale, perché quella loro non sono tenuti ad averla. Non so se mi sono spiegata. Sì, lei si è spiegata. Perfetto. Dopo, la questione della definizione del verbale e della documentazione idonea, ripeto, va gestita, se non abbiamo più documenti di ora per allora, per n motivi, occorre valutare con un medico legale se c'è una visita che vada ad attestare l'effettiva condizione di quella patologia. Sì, no, forse. Non ce l'ho un'altra risposta. No, ok, va bene. Okay? Per me quello è il metodo migliore per dare la garanzia di valutazione più corretta possibile dal punto di vista medico. Ok? Spero di sì.
nel caso il numero di cellulare con un messaggio ci possiamo anche chiarire volentieri telefonicamente. Prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Se c'è. Pronto? Non c'è. Se la regia mi conferma se c'è o non c'è. Eccola. Pronto? Prego. Io non sento niente. Sento una voce, ma non capisco se ha compreso di essere in diretta. Aspetta. Ecco, dica pure, signora. La sto seguendo la televisione. No, signora, il televisore lo deve purtroppo abbassare e ascoltarmi dal telefono perché c'è un ritorno di voce troppo lungo. No, l'ascolto al telefono. Dica, signora. Ho chiederle una cosa, non so se... sono... Io mi sono... ho 67 anni. Parata adesso a novembre. Sì. Prendendo una pensione minima di 500 rotti. Sì. 190. Volevo sapere, posso avere un aiuto pario? Lise, signora, l'ha fatto? Siccome che mi sono separata a settembre. Però Lise, signora, l'ha fatto o no? Fatto, perché mi va sul matrimonio. No, signora, io capisco pochissimo. Le chiedo scusa, ma se mi alzano appena il volume della regia forse è un po' meglio. Lise l'ha fatta quest'anno o no? Fatta, perché mi sono separata. Ok, il valore ISE può essere utile per fare valutazioni per quello che lei chiedeva, perché la pensione in effetti è una pensione minima che ha un importo che può ancora essere supportato da altri canali di aiuto, ma bisogna andare al patronato con l'ISE per vedere il valore dell'ISE e per capire se può avere diritto ad alcuni bonus che sono peraltro previsti. Dove faccio l'ISE, che non ho una sede, non sono adesso fuori casa, ma non... Dove ce l'ha la residenza adesso? Devo farla dove c'è la residenza quando mi sono sposata. Quindi l'ha spostata la residenza o no? No, ancora no. Ecco, quando la residenza sarà modificata, perché... deve per forza da sentenza modificarla, perché sennò il nucleo non cambia. Quando la residenza è spostata, facendo l'ISE, lei potrà valutare se ci sono delle condizioni di aiuto economico che potrà richiedere. Ok? E adesso come adesso, sì, l'ISE lo potrei fare, domanda, siete di dovere? Aspetti, signora, il problema è che oggi se lei fa l'ISE ha una residenza col coniuge, non va bene, perché legge un reddito che non è solo il suo. Lei bisogna che si rivolga a un patronato di persona. Qui al telefono non riusciamo a chiarirci e io non riesco ad aiutarla, perché ci sono delle procedure da fare e se lei fa l'ISE oggi ce l'ha col coniuge, quindi non raggiunge il risultato di aiuto di cui probabilmente oggi necessita. Ok? Praticamente devo avere la residenza. Non deve più averla col coniuge? O l'ex coniuge in questo caso? Sì, okay? Sì, con l'ex coniuge, quando troverò una casa. Però cerchiamo di capire se c'è modo di spostarla anche solo temporaneamente presso magari il nucleo dei servizi, insomma, ci sono cose che vanno gestite in diretta, non qui certamente in televisione. Però vada fisicamente in un patronato per capire cosa si può fare, ok? Poi vengo da voi, magari. Va bene, la ringrazio. D'accordo, la saluto, signora. Prendo la telefonata che dovrebbe esserci in attesa, pronto?
Buonasera. Prego. Chiamo dalla provincia di Boretto. Allora, mio marito è andato in pensione il primo di gennaio con l'ape social. Sì. Però ancora non abbiamo ricevuto né i documenti, né la pensione, né niente. Allora, lui aveva diritto dal primo di gennaio o ha fatto domanda di ape social? No, è proprio in pensione dal primo di gennaio. Okay. Abbiamo fatto la domanda a ottobre. Perfetto, ti lascio la parola. Ma ha fatto domanda di pensione o di ape social? No, di pensione. Di pensione. Ok. Allora, primo di gennaio ci sta che ancora non sia liquidata, perché come dicevamo a un signore che ha telefonato anche le decorrenze primo di gennaio, l'INPS le lavora in gennaio, ma normalmente non fa in tempo a fare l'accredito della pensione col primo di febbraio. Quindi quella pensione lì molto probabilmente, ma bisogna che lo verifichi col patronato che le ha fatto la domanda, sarà accreditata il primo di marzo, se tutto è andato come deve andare, le verrà accreditata il primo di marzo con la mensilità di marzo più gli arretrati per gennaio e febbraio. Allora, siccome siamo molto vicini al primo di marzo, se lei si mette in contatto con il patronato che le ha fatto la domanda, loro attraverso la procedura dovrebbero già vedere addirittura l'importo che percepirà. Quindi provi a mettersi in contatto, perché secondo me di norma con il primo del mese prossimo, cioè con la prossima settimana, le dovrebbero accreditare la pensione e gli arretrati. Ok. Malissimo. Non si Speriamo sa. Di aver chiarito. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta. Vorrei specificare, perché siccome è anche in alcuni messaggi richiesto specificamente, la decorrenza di pensione, che sia ape sociale, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, norma Fornero, qualunque pensione noi trattiamo, l'istituto non può mettermela in pagamento il primo giorno del mese di decorrenza, per ragioni proprio operative. Quindi non è l'istituto, come ho sentito in alcuni messaggi o nella telefonata, cattivo e nero perché non mi fa quel lavoro lì nel tempo che è. Loro hanno davvero un tempo tecnico stabilito, perché la posizione può avere un disguido, il programma IMSS può averne un altro, quindi ci possono essere anche delle ragioni di controllo delle posizioni. Normalmente l'istituto, entro i 60 giorni dalla decorrenza originare, come Silvano citava prima per la casistica del primo di gennaio, mette in pagamento la prestazione, e se malauguratamente c'è un piccolo ritardo dell'istituto, si fa un sollecito scritto per capire se ci sono problematiche o documentazioni da aggiungere. Però è tutto assolutamente nella norma. Tra l'altro, in qualche caso, come la signora del 2023, pagati gli arretrati nel 24, io ho perfino una tassazione più ridotta per alcuni versi. Quindi qualche volta ci possono essere degli interessi anche di tipo fiscale. Ma in ogni caso, ripeto, l'istituto ha un tempo stabilito per norma di legge di quel genere, proprio perché deve dar atto alla lavorazione della prestazione. Poi mi riconosce sempre gli arretrati, non è che li perdo, ma arrivano qualche volta con uno o due mesi di ritardo, ma non perché l'istituto ha dei difetti, in qualche caso è proprio il sovrannumero di lavorazioni che devono essere rispettate nei tempi previsti dalla norma. Nessuna brutta cosa in questo senso. Prendo la telefonata che c'è in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. No, vorrei chiedere un'informazione. Prego. Telefono da Bologna, sono un ex dipendente dell'Università di Bologna. Sì. Sono andato in pensione con quota 100 il 31 dicembre 2021. Sì. No, e volevo sapere quando arriva il TFR, già più di 2 anni ma non si è visto. Lei però è andato con quota 100? Sì, l'età anagrafica me la dice cortesemente? È 20/10/1958.
Ok. Ci sei, Silvano? Hai tutto? Allora, passo la parola a Silvano. Compie gli anni, quindi 67 anni nel 2025, per cui rispetto al pagamento del TFR si guarda con le quote quello dei due requisiti che avrebbe maturato prima, cioè o i 42 anni e 10 mesi oppure il compimento del 67esimo anno di età. Allora, in questo caso lei è andato con quota 100, quindi doveva avere almeno nel 2021 38 anni di contribuzione e 62 anni di età, quindi per arrivare ai 42 anni e 10 mesi siamo lì, come sì, dovrebbe decorrere dalla virtuale maturazione dei 42 anni e 10 mesi, perché mancavano 4 anni e 10 mesi probabilmente quando lei ci è andato, poi bisogna vedere l'anzianità contributiva precisa che aveva. Pronto? Sì? Io avevo 40 anni e 10 mesi. Ecco, okay, perfetto, infatti stavo dicendo almeno 38 anni, ma poteva averne di più. Quindi con 40 anni e 10 mesi, dopo due anni, decorrono i termini per il pagamento del TFR, quindi dal dicembre 21, direi al dicembre 23, poi devono passare però da quella data 27 mesi. Mamma mia. Quindi che sono 24 mesi più i classici 90 giorni di tempo amministrativo, quindi diciamo sì, che 23 sono trascorsi, due anni che mancavano, 25, 27. Inizio 26 direi. Sì, sì, sì. Entro il 31 marzo 26. Perché in questo caso decorre prima la maturazione Fornero che non l'aspettativa eventuale del compimento dell'età anagrafica. Esatto. Va bene, adesso già un'idea più chiara, molte grazie. Niente, ci mancherebbe. Buonasera. Dovrebbe esserci una chiamata in attesa, se non sbaglio. Pronto? Sì, non sì, sbaglio. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Alberto Gilli, telefono da Bologna. Sì, Alberto. Le chiedevo questa informazione. Io ho cominciato il lavoro il 3 luglio dell'85. Sì. Secondo prospettiva IMSS dovrebbe essere 1 settembre 2028 la data pensionistica. Sì. Poi mi confermerà il suo esperto se è così o se è cambiato. Sta qualcosa. Sta facendo i conti, dopo lo facciamo guardare. Esatto. Allora, io ho già anche riscattato l'anno di militare. Ok. Ok. Okay. Quindi l'anno di militare si collocava prima dell'inizio dell'attività o durante? No, durante l'attività, perché l'anno di militare io l'ho fatto nel 91, quindi è durante l'attività. Sì, quindi sì, direi che la data che le hanno dato va bene, anche perché erano previsti degli aumenti dei requisiti fino agli ultimi dati Istat nel biennio 27-28, avrebbe dovuto esserci un mese di aumento, poca roba. Poi i dati che l'Istat ha aggiornato a fine dicembre invece parlano del primo aumento legato agli indici di speranza di vita nel biennio 29-30. Quindi lei direi che può stare tranquillo. Le consiglio di fare la richiesta di EcoCert quando si trova circa un anno di distanza, quindi direi verso l'autunno 2027, faccia la richiesta di EcoCert, perché è sempre meglio avere una certificazione ufficiale in mano che le dà anche una tutela da un punto di vista risarcitorio nel caso si verificassero dei disguidi in fase di liquidazione della pensione. Ok, ecco, le facevo un'altra domanda in merito. Se, visto che mi mancano sostanzialmente 4 anni per arrivare alla pensione, poco più, se io chiedessi una riduzione d'orario, quindi 40 ore farne 35-32, d'accordo, come stipendio è ovvio che cala di conseguenza, ma ai fini pensionistici c'è una grossa differenza? Allora, una grossa differenza non c'è, però bisogna fare una considerazione. Se lei cala l'orario e va part-time,
sulla parte retributiva della pensione non succede praticamente nulla, cioè il pezzo che va da luglio dell'85 fino al 31 dicembre 1995 non cambia, perché nel sistema retributivo viene fatto il rapporto fra le ore e la retribuzione oraria, quindi da questo punto di vista non ci rimette praticamente nulla. Nella parte contributiva invece, siccome si considera l'imponibile previdenziale annuo, nel momento in cui il suo imponibile cala, cala anche l'accantonamento, che è il 33% da un punto di vista pensionistico. Però direi che se è una riduzione di questo genere, la cifra di riduzione che comunque avrà è sostenibile. Poi bisogna farci dei conti per avere un dato assolutamente preciso, che qua non riesco a dirle, ha capito? Certo. Però siamo in grado di calcolarlo, senza problemi. Certo, va bene, vi ringrazio, grazie tante. Buona ci mancherebbe, buona serata a lei. Ci fermiamo qualche minuto per l'ultimo spazio di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Riprendiamo la diretta, ho ancora una manciata di minuti e qualche messaggio da prendere volentieri. Qui abbiamo una domanda che riguarda, non so se un signore o una signora, ma poco importa, che chiede se l'aspettativa biennale, quindi il congedo straordinario, presumo faccia riferimento a questo, per assistenza familiare, vale ai fini pensionistici. Allora, i contributi che vengono accreditati durante il godimento del congedo biennale per legge 104 sono validi a tutti gli effetti per qualsiasi tipo di pensione. È contribuzione figurativa, ma come dicevamo anche nel corso della puntata, il termine contribuzione figurativa non deve spaventare, perché molte persone a volte vengono dicendo ma la contribuzione figurativa significa semplicemente che è contribuzione accreditata ma non coincide con un periodo di effettivo lavoro. Quella del congedo straordinario vale a tutti gli effetti per qualsiasi tipo di prestazione pensionistica, esattamente come varrebbe la contribuzione da lavoro. Bisogna solo fare attenzione alla retribuzione, perché il congedo straordinario non copre sempre tutta la retribuzione, ma esiste un massimale. Quest'anno deve essere intorno, adesso dobbiamo ancora avere proprio i dati ufficiali, però deve essere oltre comunque i 40.000 euro di imponibile previdenziale, si ha la copertura totale. Se ci fosse una retribuzione maggiore, a questo punto bisogna fare poi dei conti di convenienza. Bene, perché anche questo aspetto di tipo contributivo secondo me va messo in evidenza, anche ai fini un po' di quel ragionamento che si faceva per effetto di quei 35 anni che devo necessariamente maturare e che in qualche caso non sono maturati, perché magari c'è un'attività discontinua, disoccupazione che si interseca, situazioni di altro genere che possono, come dire, mettere in discussione appunto la maturazione del diritto, perché sono noi 35. E qui prendo una domanda che è complessa nel suo, quindi la leggerò, come dire, a pezzi, ma Silvano capirà quello che voglio dire. Qui abbiamo una lavoratrice che non aveva la contribuzione appunto dei 35 anni maturata entro il 31/12/2021 per il diritto opzione donna, come dico io, vecchia modulazione, mettiamola in questo modo. E lui dice perché nella, naturalmente, contribuzione valutata, la riduzione dell'ecocerto, comunque della certificazione IMSS, non dava la lettura intera dell'anno e quindi c'è un anno o più di uno che hanno una compressione che non raggiunge il contributo dei 35 anni. Quindi per capirne la correttezza, adesso mi ha mandato dati reddituali, occorrerà entrare nella posizione, però un consiglio Silvano secondo me è obbligo dare, senza entrare troppo nel meccanismo che diventa davvero molto complesso. Allora, queste compressioni contributive spesso e volentieri sono dovute a una retribuzione troppo bassa, e esiste
per la legge, stabilito dalla legge 638 del 1983, dall'1184, un minimale da rispettare, che significa che se la mia retribuzione imponibile previdenziale sta sotto a certi limiti, questo accade nella stragrande maggioranza dei casi per periodi di part-time con un numero di ore molto molto basso. A questo punto cosa succede? Può essere che io, pur lavorando 52 settimane, mi ritrovi in estratto 38, 39, 40, quindi meno settimane di quelle che corrispondono all'anno pieno che io ho regolarmente lavorato. Questo è un problema che può provocare danni, come magari il mancato raggiungimento delle 1820 settimane per questa signora entro il 21 per andare con la vecchia versione di opzione donna, tenendo presente che esistono delle possibilità, soprattutto se, come dicevo prima, questa compressione, cioè riduzione delle settimane utili, è dovuta a un part-time, esiste la possibilità di fare una richiesta di riscatto. Poi bisogna vedere, perché vale da una certa data in poi, dal 1997 in poi, per i periodi successivi, e quindi si potrebbe teoricamente, se è questo il problema del mancato raggiungimento delle 1820, appunto si potrebbe con un riscatto maturare un requisito anche a ritroso, perché la contribuzione da riscatto si colloca nel tempo. Bene, la sigla è servita un po' a velocizzare la chiusura del ragionamento, ma importante è, perché purtroppo ai 15 scade il tempo a disposizione. Ti ringrazio molto Silvano, ringrazio come sempre Paolo Ronzoni in regia e Antonella Vaccondia. Vaccondio, chiudo con un saluto a Giulia, che è l'amica di una signora che ci scrive e ci ringrazia, che ha problemi di celiachia e quindi ha una difficoltà in termini di diritto alimentare. Ci auguriamo, come si augura la sua amica, che presto questi problemi possano essere davvero tutelati a 360 gradi. I diritti in diretta, in collaborazione con...